pericoloso per la salute e la sicurezza pubblica. Per questo sono scattati i sigilli per l'ex Cinema Impero di Montevarchi, Valdarno, Aretino. Questa mattina i carabinieri di Arezzo, assieme ai colleghi forestali della stazione di Montevarchi e al comando della Polizia Municipale, hanno eseguito il sequestro preventivo disposto d'urgenza. Pieno di amianto lì, chi ci rimette le mani? Come fanno a smaltirlo? Vi preoccupava le condizioni di questo edificio? Non dà segno di vita, è indecente, nessuno se ne cura, è abbandonato. I reati contestati vanno dall'omissione di lavori in edifici e costruzioni che minacciano rovina, al getto pericoloso di cose, dall'abbandono di rifiuti pericolosi all'inottemperanza di ordinanze sindacali. Il provvedimento è stato eseguito d'urgenza dopo i recenti accertamenti disposti dalla Procura di Arezzo ed eseguiti dai carabinieri, vigili del fuoco, ASL e ARPAT, che hanno evidenziato la presenza di un pericolo per la salute pubblica che deriva dal disfacimento della copertura in Eternit, con il conseguente rischio di dispersione di fibre in amianto e un pericolo per la sicurezza pubblica. Il tetto dello stabile, già parzialmente collassato, potrebbe infatti ulteriormente crollare e l'edificio si trova in pieno centro abitato. C'è il tetto in amianto, qui con l'Ethernet, poi penso sia per questo che sia crollato un po' di tetto, perché era anni, era chiuso. Si dovrà adesso procedere all'immediata messa in sicurezza dell'area. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero. Angela Masiello.